Ciao a tutti, dormiglioni, gameroni e non. Come state? Spero tutto bene. Nuovo gameplay dedicato a Fortnite. Mettiamo subito la ricerca della partita. Ho cambiato anche l'accessorio che avevo sulla schiena del mio personaggio perché mi è stato fatto notare che avevo ancora degli accessori natalizi e forse erano quelli che mi hanno portato sfiga nello scorso gameplay. È possibile? Assolutamente sì, è possibile. Insomma, se lo avete visto, sapete che sono cascato in un crepaccio in una maniera veramente ridicola mentre stavo giocando anche, dai, dobbiamo dirlo, per una volta abbastanza bene. Quindi ecco, ho prontamente cambiato l'accessorio, anche se forse potevo mettere qualcosa di meno appariscente. E, insomma, quando sono nelle fasi finali forse poteva tornare un pochino più comodo. Vabbè, vedremo magari. A parte che non sono manco molto centrato, raga. Dettagli. Ormai essere centrato in un video per me è tipo fantascienza. Vabbè, non ha importanza, tanto voi guarderete il gioco, giusto? Giusto, giusto. Allora, vi ricordo che questo è sì un video gameplay, ma è un gameplay ASMR, quindi se state guardando questo video con aspettative di capacità di gioco, robe di questo tipo, raga, ve lo dico subito, rimarrete delusi. Siamo qui per passare una ventina di minuti, una mezz'oretta in tranquillità, rilassandoci, facendoci qualche risata sul modo in cui gioco, spoiler, male. Se volete vedere dei video, insomma, dove la gente gioca benissimo, costruisce in una maniera fantasmagorica, vi invito a cercare un altro video su un altro canale, perché anche su questo canale non troverete, insomma, dei video di gameplayer professionisti. Ok, ok. Allora, atterriamo qui verso laboratori laconici. Questa zona della mappa dobbiamo ancora esplorarla, chissà da quanto tempo e chissà per quanto tempo io avrò zone della mappa da esplorare, ragazzi, visto la durata media delle mie partite. Ecco, vabbè, facciamo finta di niente. Allora, abbiamo subito un'armetta, molto bene, sta registrando, sì, sta registrando, molto bene. Ok, abbiamo anche la spadina. Allora, dovete sapere che ieri, quindi venerdì, perché oggi registro ed uscirà anche il video, ieri stavo giocando, dico vabbè dai, fammi riscaldare un po', fammi fare un po' di impratichimento, ok? E perché non mi hai preso questo? Accatta. E nuovamente, raga, sono morto alla velocità della luce perché gente con le spadine veniva e tipo mi accoppava alla velocità cosmica. Quindi già avere la spadina in questo contesto direi che mi può tornare comodo. Allora, c'è qua ancora qualcuno che sta venendo giù. Che dite, lo proviamo a far fuori già? Dai, state fermo, state fermo. Dai, 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 che devo accopparti. Ok, raga, dai, la prima uccisione me la sono portata a casa. Abbiamo fatto fuori un poverino che, insomma, non ne poteva niente. Stava solo cercando di atterrare senza attirare troppo l'attenzione. Togliamo via questo, che non debba servire a me neanche agli altri. Ok, prendiamo questo. E dove potrò usare? Non capisco, raga. Eppure qui. Ah, ecco, raga, mamma mia, sono proprio un po' limbo. Cosa prendiamo? Allora, ne abbiamo già un fucile d'assalto. Ok, poi abbiamo la spadina, non ci serve. DMR Cobra. Raga, io prenderei il DMR Cobra. Dai, sì, sì. Lo mettiamo qui. Ok, allora, fatemi sistemare le cose un pochino meglio. Allora, fucile d'assalto, mitraglietta. Ok, direi che ci siamo. Sentirete dei rumoracci in sottofondo, raga, e sì, insomma, è sabato pomeriggio, ci sono delle macchine e così. Allora, eccesso cecchino, i fucili precisione tengono una munizione in più. Vabbè, certo, certo, raga, non so se prendere magari questo anziché la mitraglietta, che dite? Potrebbe essermi comodo da vicino. Io vorrei molti più slot armi su Fortnite. Possiamo fare questa richiesta? La facciamo arrivare ad Epic cortesemente.
Angeli. Allora, siamo in top 50. Benissimo, 5 minuti che gioco e sono ancora vivo, ragazzi. Sono sorpreso da questo fatto. Allora, ieri tra le altre cose mentre giocavo, raga, ero tipo in boh, forse top 11 o roba del genere. Stavo nuovamente giocando abbastanza bene, ma uno col cecchino mi ha preso di mira e niente, raga, mi ha fatto fuori, io non me ne ero manco accorto. E tam tam, mi ha fatto fuori così. Io avevo la vita totalmente piena, mi ha proprio sparato in testa. Ma non è che dici, sai, ti ha dato un segnale di avviso, poi ero in una zona anche abbastanza rintanata, proprio ai limiti della tempesta. Stavo cercando insomma di arrivare alla fine con questo è un bot. Raga, l'ultima volta che ho preso una roba dove c'era un bot, poi il bot mi sparava, non so se. No, grazie. Ehi, state calmo tu, state fermino e calmino soprattutto. Ok, grazie, arrivederci, ciao. No, perché, cioè, insomma, vi ricordate quella volta che c'era un tizio e sono andato ad aprire le casseforti e ha iniziato a spararmi brutalmente? Assolutamente certo di questa roba, raga, per poter arrivare abbastanza avanti bisogna bisogna stare in alto, raga, bisogna stare in alto. Comunque, bell'uccisione, posso dire. Sì, ci sarà qualcun altro che ora arriva a fare il lavoro sporco. Allora abbiamo questo, vediamo, acrobata aereo. Ma sì, che almeno se caschiamo da un altro crepaccio siamo a posto. Ok. Allora, saltino. E raga, io ci provo. Io ci provo. Anche se so già che sarà una follia. Però allora di qui dovremmo essere abbastanza coperti. Vediamo se riusciamo a essere coperti anche da questa parte, magari. Insomma, non pretendo di fare grandi cose, però. Ok, c'è gente che spara, attenzione, da dove? Gente che spara, ma non vedo la gente che spara, purtroppo. Quindi, quanto manca? Dai, siamo oltre la metà, raga. Siamo oltre la metà. Dobbiamo farcela. Cioè, questa è una questione di principio, eh. Cioè, poi le robe che troviamo qui dentro non è che siano mai spettacolari, anzi, molte volte poi manco ho raccatto la roba che c'è a parte le munizioni. Ok, perfetto. Allora prendiamo queste robette qui. Tra 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 tra. Ok, vedete, tipo in questo caso non è che mi abbia dato. Beh, potrei prendere questo comunque, che insomma schifo non mi fa. Riproviamo la moto, riproviamo la moto. L'ultima volta, raga, avevamo capito che la moto non era roba per me. Penso che anche questa volta sarà così. Non mi piace molto questa moto, ve lo dico. Non mi piace affatto, però vabbè. Più che altro attira molto l'attenzione, quindi facciamo così. Ok, la moto va. E noi stiamo qua. Ok. Allora, prendiamo il potenziamento. Cosa abbiamo? Ampliamento munizioni medie. Sì. Insomma, mi capita ogni tanto di rado, diciamo le cose come stanno, ma mi capita ogni tanto di avere tutte le munizioni possibili, insomma, averne di più. Perché no? Perché no? Allora, siamo in top 26, raga. Io ho fatto due uccisioni. Potrebbe andare meglio, beh, sicuramente. Oh, e là che saltino. Potrebbe andare meglio, sicuramente sì. Però potevo già anche essere fatto fuori, quindi insomma, diciamo che per il momento provo a non lamentarmi, ok? Allora, qui c'è sicuramente qualcosa. Ok. Non ho capito, ma va bene. Allora, devo
palesemente riuscissi a non cascare di sotto un attimo. Riesci a sta... E allora fregati, che dobbiamo dirti? Allora facciamo così. Ricostruiamo il tetto in questo modo. Ok. E letti. Vabbè. Come non dare nell'occhio in pratica, no? Esatto. Vabbè. Dettagli. Allora laggiù cosa arriva? Arriva qualcosa? Potremmo provare a puntare per capire. Arriverà lì. Ci sarà qualcuno che andrà a prendere qualcosa lì. Boh. Le vertigini, ragazzi, le vertigini. Allora, visto che tanto qui, insomma, siamo da soli, non è che posso. Andiamo a vedere, magari, insomma, buttiamo un occhio da lontano. Vediamo se qualcuno magari va. Che cos'è questo posto, raga? Ah no, pensavo ci fosse tipo un, come si dice, un pertugio in cui scendere. Allora, attenzione perché ho visto spari da dietro. Ecco, giustamente potevo stare lassù, ma vabbè, dettagli. Vediamo il potenziamento. Sì, dacci le munizioni, sempre comunque. Raga, andiamo a vedere da queste parti. Eccoli là, li ho visti, dai che magari riusciamo a beccare qualcuno in testa. Dai. Allora, uno è stato fatto fuori. Ok, raga, è passata così d'amblè un'ambulanza o un camion dei pompieri, non lo so. Ricordati Luca, 12 minuti, cercherò di togliere l'audio. Probabilmente mi dimenticherò. In genere mettono la sirena un po' prima. A sto giro invece l'hanno messa mentre erano letteralmente sotto casa mia. Ma stai fermo, carogna. Vabbè. Quindi c'è stato un attimo di rumore molesto. Cercherò di ricordarmi di andare a toglierlo. Ma probabilmente mi dimenticherò, ve lo dico, perché mi conosco. Chiaramente no. Mannaggia la miseria. Non
ha preso la... Ma dove cacchio è andato con sta macchina, raga? Non l'ho vista solo io, eh. Ecco là, c'è qualcuno che ricostruisce, raga. Facciamo attenzione, facciamo attenzione. Ma arriva qualcuno dietro, mi spara, sicuro. Allora, qualcuno si è lanciato. Raga, attenzione. Panico. Dove è atterrato, raga? Eccolo lì, ok. Ripreso una macchina. Qui c'è gente che si spara laggiù. Attenzione. Ok, ok, ok. Fermo lì. Raga, non è la mia giornata per la mira, e devo dire, non lo è. Allora, qui qualcun altro sta svolacchiando. Non capisco bene dove. Aspettiamo qui di vedere. Eccolo lì. Dai, uscite che voglio sparare anch'io. Adesso qui uscirà la zona sicura, quindi dovranno uscire, no? Per forza di cose. Allora, qualcuno si è lanciato, credo. Perché traballa la schermata quando fa così? Non lo so. Allora, eccolo lì, eccolo lì. Dai, ma devi stare fuori. Tipo... No, raga, gnafo. Gnafo. Allora, siamo in top 12. Dall'ero. E che... Allora là c'è un tipo che ha la pistoletta e non mi va di andargli a rompere le scatole, in tutta onestà. Però dobbiamo comunque andare nella zona safe, quindi facciamo così: macchina e via. Verso l'infinito e oltre, o quantomeno verso la zona safe. Ah, me stanno a sparacchiare. Mi stanno a sparacchiare l'aspirapolvere. Non mi spara l'aspirapolvere. Maleducato. L'ho pagata con il sangue della mia fronte con testa auto. E tu me la sparacchi. Non si fa così. Allora però là vedo una roba che potremmo fare, raga. Qui c'è questa struttura. Noi potremmo andare tipo a farlo cascare. Che dite? Tipo così. Boom 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 boom. Ok, dovrebbe cascare. No, no, non mi accoppare. Luca scappa, Luca scappa, stai a morire, stai a morire, Luchi. Ma porca la miseria, ma dai. Ma con fucile impulsi potenziato persino, raga. Ma che rabbia, ma che rabbia. Ora voglio vedere come va a finire, scusatemi, però, cioè, dai, ma stiamo scherzando. Che infamello. Infamello col fucile a impulsi. Ma poi perché questo? Ma posso svolazzare anch'io con la spada? Quindi ragazzi, io questa roba non la sapevo. Questa cosa si rivela interessante. Vabbè. Comunque sono arrivato decimo, ragazzi. Rispetto alla partita scorsa, cioè, grandi cose. Grandi cose. Cioè, potevo finire molto peggio. Ma guardate ste spade, raga. Ma io non sapevo mica di poterla utilizzare così. Ma perché nessuno me lo ha detto, scusatemi. Vediamo un po' chi vince. Ah, arriva un'altra macchina. Ah, così, cioè questo fa fuori tutti facendo esplodere le macchine. A parte che io già mi sono fatto fuori per metà perché, cioè, mi sono bruciato praticamente con la macchina. Dettagli, no? Piccolezze, piccolezze. Rimangono in 9, raga. Era. Cioè io mo voglio vedere chi vince. Allora qui c'è un bot. Boom. Un pochino godo. Quello che ha fatto fuori me è stato fatto fuori. Pentista. Carina questa skin, raga. Possiamo dirlo. Carina. Carina. Allora rimangono in 7. Io devo mettere sicuramente una skin meno appariscente sulla schiena, perché cattura proprio l'occhio. Cioè è bellina da vedersi, ma cattura l'occhio da matti. Cioè devo mettere... Ma che idiota! Che idiota, raga! Cioè, poteva farlo fuori. Non gli ha sparato. Ma davvero? Ma dai! Ma dai! Vabbè. Top 6. Dai, adesso io tifo lui perché mi ha... Tifo Isaacsen. Isaacsen, visto che mi ha vendicato, diciamo così, ha vendicato la mia morte facendo fuori il mio assassino. Isaac, siamo tutti con te. O perlomeno io sono dalla tua. Dai, dai Isaac.
Isaac, stai attento, Isaac, stai attento. Una cosa che ho notato, raga, correggetemi se sbaglio, non compaiono più le corone. Cioè, tipo, se uccido qualcuno che ha vinto la partita precedente, non compare più la corona, è giusto? Oppure me lo sono perso? Però non le ho più viste sulla mappa. Quindi ipotizzo che possa essere effettivamente così. Isaac, non fare il fighetto, che mancano ancora comunque quattro persone da far fuori. Tu sei molto vicino alla zona della tempesta. Fai attenzione, Isaac. Isacchino, Isacchino. Ok, raga. Isaac sta prendendo la mira. Non sa bene cosa fare. Cambia armi come se piovesse. Allora, vediamo dove sono gli altri. Vediamo dove sono gli altri. Siamo su Anonimo. Anonimo è morto ora, penso. No, non si vedeva. Eccolo qui, Anonimo 305. Born new humans. Eccoli qua, raga. Qui c'è una marea di gente. Sono tutti qui, sono tutti qui. Uno è lì, l'altro è là. Ok. Poi abbiamo Isaac. Isaac. Devi andare verso la zona safe. Ma scusate, non ne ho visti 5. Questo qui è Anonimo 305. Ah, Bunny Humans. Anonimo. Ok. Maggie Killer. Si è imparato probabilmente. Isaac. Isaac, dove sei, Isaac? Eccoti qui, Isaac. Isaac. Mi piace come suona Isaac. Raga, durerà quasi di più il watch che non il game. Ai dettagli. Allora, Isaac, io ho fiducia in te. Vediamo cosa fanno gli altri, però. Cioè, dobbiamo stare attenti che non arrivino a far fuori Isaac, ok? Allora. Qualcuno sta sparacchiando, ma non si capisce bene dove. Isaac, sei proprio un po' al limite. Sei un po' al limite. Bravo, ma è nato. Bravissimo, ora vai a far fuori. Dai che sta per lì, è sicuro, sta per lì. Lo sento, lo sento. Dai, Isaac. Dai, Isi. Dai. Dai, non farti sparare, Isaac. Mi raccomando, Isaac. Mi raccomando. Ma vediamo, scusate, non ho capito. Ecco, qui sopra c'è quello che sta cercando di far fuori Isaac. Sicuro? Sicuro. Raga, rimaniamo in quattro. E qui abbiamo poi Maggie Killer, che allora noi praticamente siamo lassù, non so se avete visto. Ok. Isaac, mi raccomando, bravo, bravo Isaac, dai, vinci per me, vinci per Luchino. Allora, vediamo. Tizia qui scende, Anonimo scenderà. Ma Isaac è più bravo. Isaac si è portato a livello del terreno. Ha costruito una palizzata. Raga, secondo voi chi vince? L'altro tosta. L'altro sta arrivando, raga. Sta arrivando a costruire. Sei temerario perché se te sparano sotto, cioè tu sei finito. Allora, eccala. Ti stanno sparando. Ti stanno sparando. E Isaac aspetta. Isaac sa che aspettando ottiene tutto. Ok, allora poi abbiamo Maggie Killer che un po' alla volta si sta avvicinando. Sei un pazzo perché se sparano tu caschi giù follemente. Allora Isaac sta aprendo un barco. Isaac sei un pazzo. Sei un pazzo Isaac. Isaac, Isaac, io te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Ecco, però fai fuori questo, fai fuori, bravo, spara all'altro, spargli, spargli. Accoppa, accoppa, vai a fette. Isaac, in tutto ciò, bravo Isaac, curati, bravissimo, ottima scelta. Allora, occhio che ti sparano, Isaac, ti sparano. Boom, hanno fatto fuori Isaac, mannaggia. Vabbè, allora tifo per Maggie Killer, raga, a questo punto. Che dobbiamo fare? Allora, l'altro con la spadina sta facendo danni. Chi cascherà prima? Ah, nessuno, perché hanno tutti avete capito, no? Il parapendio, non mi ricordo come si chiama, ma facciamo parapendio. Eccola che arriva il tizio con lo spadino.
Raga, è più avvincente questo. Dai. Ma chi? Raga, ma quelli che tifo io muoiono sempre perché. Cioè, che cosa avrei fatto io di male? Non si sa. Allora, dai, Maki, fai il cucù. E che col fatto che puoi lanciare il deltaplano, cioè anche se tu caschi dall'alto, obiettivamente, se li fai cascare dall'alto non li vai a creare un problema. La verità, ma dov'è? Non è lì, mi spiace, ma non è lì. Stolto, molto più in alto. Devi guardare in alto, sparali da sopra, Maki. Dai, Maki. Vai a sparare. Raga, che costruzioni. Io sarei già morto perché sarei stato ancora a terra a cercare di capire dove andare. Cioè, problema è che sono praticamente uno sopra l'altro e non se ne accorgono. Buongiorno. Eccolo là sotto che costruisce. Boom. Spara, spara. Boom. Si è fatto danno, manco il danno si è fatto. Dai, spara, spara, spara. Grande. Dai, che le hai tolto quasi tutto lo scudo. Dai, questo non ha più molta vita, per fortuna. Ah, ma al bazooka salutifero. Raga, è tostissima sta partita, cioè non finisce più. Quindi, raga, tra un po' la chiudo così e se non finiscono, cioè qualcuno dovrà vincere prima o poi. Cioè, e che facciamo? I grattacieli per aria? Cioè, seriamente abbiamo più minutaggio di noi che guardiamo questi che giocano che altro. Potrebbe anche essere interessante come nuovo format. Guardo la gente giocare. Allora, la zona della tempesta è sempre più piccola. Abbiamo vinto! Ha vinto Maki Killer. Ha vinto Maki. Ok, raga, tifavo per lui, non dall'inizio, ma va bene così. Molto bene. Allora, una partita che poteva andare diversamente? Probabilmente sì, però devo dire che tutto sommato non mi dispiace com'è andata. Via, è stata leggera, non ho fatto troppe fesserie. Ci sta. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, seguitemi anche sul primo canale, Luca ASMR, seguitemi sulle piattaforme social, insomma ormai le conoscete. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Buon proseguimento di